capitano speciale, quindi due kill, ci becchiamo il consumabile extra. C'è uno che ti saluta, ciao Devi. Ciao mercenari. Mercenari. Il clan Alon? Mm-hmm. Mai sentito? Sono italiani. Anche io, sono italiani, non sapevo fossero italiani. Magari ci sarà un italiano fra... fra tutti gli stranieri, ogni tanto capita. Sì. Ci sta. Alland, fammi vincere, dai, che è qua. Abbiamo bisogno di vittorie, sennò poi... Mi faccio un bel complimento, buone maniere. È vero, sì, se lo merita. Complimentarsi. Chi è l'Alland? Buone maniere. No, il nostro Shima. Ah, ecco. È lo Shima, no. La Shima. Ah, ecco, che l'Alland non è neanche partito ancora. Dai, Alland, so, ce la puoi fare. Grande Stranger Guy, hai trovato la mimetica permanente del Khabarovsk. Io l'ho trovata, ma non ho il Khabarovsk, perché è la linea che puntualmente farmo per il coso. Vai, vai. Decolla di nuovo i tuoi patetici aeroplanini. Della serie, prova. Are you sure about that? Sembrava convinto per un attimo. Sì, era convinto. Ma poi figurati, la Graf Zeppelin livello 8 contro il Minotaur. E forse il Minotaur è l'unica nave che ha mantenuto una decente contraerea. La Shirishima ha spento neanche un incendio. Non ha neanche le secondarie sta nave. Neanche le secondarie, cioè. È solo antiaereo. No, mi fa male la Shirishima. Aia! Anche di queste è progetto. Che di lì, eh? Sta tornando. Anche di questa nave il progetto esisteva. Non è completamente inventato. Ah, questo incendio te lo tieni però, Shirishima, eh? Come la mettiamo adesso? Però mi devo già levare perché sennò mi farà malissimo. La Shirishima, ovviamente. Eccolo, c'è la Shima. La Shima. No, mi fa falla. Ma che cazzo. No, c'è anche un Tashkent. Mi devo levare subito. Proprio, ciao. Devo scomparire già. Anch'io. Meno male che lo spotting della nave. Il problema è che se. No. Oh, è ottimo. Brutta storia. Ecco, madonna, ragazzi. Se vedessi la Der, potrei sparare. No, no, Richard, non mi lasciare. No, ce l'ho fatta. Sono vivo, tranquillo. Sono vivissimo. E per i siluri sto ancora meglio. Ah, ok, sei di punta da quella parte. Ok, pensavo. No, perfetto. No, sto scappando tantissimo. Non c'era nessuno un secondo fa su questa settimana. Ma infatti sono usciti tutti come i funghi, da dove cavolo. Mamma mia. Neanche buoni da mangiare, so. L'Adder Grob comunque prende fuoco. Colonna 8. E si tiene l'incendio, grazie. No, devo virare, devo fare una bella virata secca e via. Hanno due DD qua, uno messo male, la Shimakaze, molto male. Il nostro Alland potrebbe, come dire, un attimo farsi vedere. Allora, io sono fuori gioco per un po', mettiamola così. C'ho il DD che è appena uscito, cioè proprio davanti a me, qua sta. Se me lo spotta lo fa. Vabbè, sto gioco fa schifo. No. Non mi ha neanche fatto l'allarme del siluro. Miseria. Ma dai, però. C'ho il DD proprio dietro. Vai indietro, va lì, Vostok. C'è uno dei due DD. Sicuramente la Shimakaze che si è mossa. Oh, benissimo. Ma anche il Tashkent. Sono mosse tutte e due. E invece l'altro. Chi è l'altro? Sono ancora spottato. Dietro di me ce l'ho, l'altro dietro. Shima, l'altro dietro di me. Shima Hase invece è su C. Ma perché la stupido Alland? Mannaggia. Eccolo il Tashkent. Vediamo se riesco. Oh, se prendesse lui il Tashkent. Speriamo. È probabile. Sì, uno tutti? Solo prende, guarda. Uno. No. E
poi si prende le mie cannonate, però. Perfetto. Fuori il tasket. Virata secca a destra. Gli RTS come... Sì, lo strategico comunque è un gioco che non... Non dico no, diciamo, ecco. No. Mettiamola così. Ma vabbè, lì sto così, io me ne sto andando. Cioè, non è che sono del tutto rincitrullito. C'è il DD. Eccolo, 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 eccolo! La scima! E muore veramente la scima! Sta proprio là, sta! Sì, ecco, questo, senti quest'altro, uccidi la portiera nemica. Ma come fai? No, spariamo da altre navi. Cittadellona, grazie. Molto gentile Shimakaze, eh? Shima, Ishikishima, insomma. Sto ancora pensando io se prendere la Shikishima. Bella nave, divertente al punto giusto, mi verrebbe da dire. Il problema è che mettere la Yamato nel dimenticatoio, capito? Lo so. Infatti è quello che è successo a me. Da quando la Shikishima, ciao Yamato, ciao mi medica permanente, ciao 8000 dobloni, ciao tutto. Cioè... mi dispiace, capito, mandare la Yamato nel dimenticatoio. Che carbone non mi manca, c'ho tipo 500.000 di carbone, però non c'è niente che mi ispira da comprare. No, aspetta, ma la Shikishima è a carbone o acciaio? Acciaio. Allora no, il problema non si pone. 32.000. Con lo sconto non ricordo quanto. No, ho preso da poco il Borgogna, quindi d'acciaio non è tanto. Ah, è vero, tu sei Borgogna team. Team Borgogna. Sì, io sono team Borgogna. È divertentissimo. Vado a fare. Non lo metto in dubbio. Devi? No, io sono team Giappo. Anch'io. Però il Borgogna l'ho visto, ho detto, questa è la mia nave. Questa è la mia nave. Allora, considerando che adesso il Vladivostok verrà ucciso dalla Hindenburg, perché non ce la farà mai, ho questo presentimento. Vediamo se spotta. Deve solo spottare, deve lanciare i Siru, non deve fare nient'altro l'Alland, cioè poi il resto ci penso io. Però esce la Shikishima, non vorrei che mi desse una legnata in testa. Eccolo, lo so, stai lì. Sono molto aperto sulla Der Grob. Conto in un... Niente incendio, grande. Volete vedere la Malfi dopo, serio? Okay. Are you sure about that? Ok. Metto... Boh, la Tirpitz. Niente, sono contro la Der Gross. Devo giocarmela sugli incendi, perché sennò non la... Doppio incendio, buono. Vado io a cappare D, perché sennò non ci va più l'Alland. Non va. Credibile, non va. Ha spento doppio incendio, tra l'altro. Ma vabbè. L'Alland su D non ci vuole andare. Non capisco perché, ma non ci vuole andare l'Alland. No, è proprio gli fa schifo il cap. Lo vedo. Che ti ho detto che il Vladivostok si sarebbe fatto facile, il contrario, Hindenburg facile il coso. Frasca, come procede di lì a mantenere il settore? Vediamo se mi prendo la kill. Mi servirebbe tanto la kill per l'altro bonus, ovviamente. L'altro è mia. Sì, ok, buono. Mi prendo anche il bonus del... Buono così. La Shimakaze. Ragazzi, cavolo, di là non morite. Se sei in difficoltà, Frask gira. Tanto loro sono lontani dai cap. E noi adesso ci gestiamo un attimo il tutto. Con i cap abbiamo... No, il cazzo, stiamo perdendo. Dobbiamo assolutamente cappare. Se l'Alland l'avesse fatto prima, però evidentemente... Sì, qua c'è il cacciatorpediniere perché sono ancora spottato. Ti conviene proprio girare secco, sì. Frask. Gira secco e... Assolutamente. Ricominciamo. Sì. Io qua moccio la Hindenburg. Ma perché non spotta l'Alland? Siamo calmi. È un gioco.
deve semplicemente allargarsi, non deve fare niente. Infatti non ho capito, cioè, ma è, sembra FK dall'inizio, dall'inizio della battaglia. Eccolo, se lui l'avesse spottato prima, io avevo già le torrette girate. Girate. Occhio, 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 mercenari, occhio siluri, occhio siluri. Meno male che sono lenti. Meno male che sono lenti. Questo è un cretino, questa la massa, scusate, ma... Era full vita tre minuti fa e stava in C2. Io gli ho detto avanza un po' perché voglio dire stai full vita tre minuti. Ha perso tutta la vita in due minuti. Vabbè, lasciamo perdere. È un po' speciale, ecco. Perché non spara l'Alland? Qualcuno me lo spieghi. Avanza un po' non significa andarti a suicidare. Perché non spara? Non capisco. Che problema ha? Lo sa che se muoio io sono cazzi perché... No, dai, dai, ce la fai tranquillo. Ma deve, deve sparare. Qualcuno che lo scriva, deve semplicemente sparare. Ha 8000, sta sparando a me. Non deve fare nient'altro. Ha cominciato anche lui. Ah, con finalmente. Sì, con le AP, però apprezziamo l'impegno, dai. Dai, dai, questo ha iniziato a giocare stamattina. Ma porca... Spara le HE! Meno male. Per me va a sostella anche la Hel. Che schifoso. Parassita! Mamma mia. Vabbè, dai, però mo rimango io nel cap perché necessitiamo del cap, appunto. Ok, adesso è vinta. No, non prima... lo dire! Beh, sì, è ventissimo. Mo mi resetta di nuovo la Carolina. C'è la Carolina dietro, sì. Kitakaze allora, dovrebbe farsi l'Albert Mail facile con le HE. Sì, ma guarda, anche il Kitakaze rischia di prendersi Siluri, insomma, non lo vedo. Non lo vedo tranquillo, ecco. No, per niente tranquillo. Però l'Albert Mail se la dovrebbe fare. Sì, ecco. Buona. Allora, il Kitakaze va giù, affonda di sicuro. Sì, ora sì, però noi andiamo a vantaggio di cap. Il buon Frask si mantiene il settore di alfa facile. Sì, perché lo Shima ha provato a scendere e l'ho dovuto fermare. Ora, appena prendo il cap, torno verso Charlie, Frask, così ti do... Io non capisco, ma Kitakaze, c'è una Shikishima e uno Shimakaze. Perché spari alla Shikishima? Miseria. Cioè, eppure guardo Warships è facile da giocare. Provo a farmela con i Siluri, aspetta. Gestiamo i cap perché sennò... rischiamo grosso. La nostra scima è messa male con due razzi, può andare giù. Alland non mi fido per ovvie ragioni. Non lo so perché non stava sparando. Cioè, a 8000 tu sei a 18, spara, no? Dai una mano alla tua corazzata anche per dar fastidio. Cioè, cazzo, mai tirarsi indietro. Buona. La CV ha giocato bene, Molto brava. La CV ha giocato molto bene. Piccolo incendio. E qui io posso anche... Sì, me ne vado da questo lato, dai. Tanto i cacciatorpedinieri non possono essere spottati. Dubito che... Solo 9 incendi. Vediamo se arriva il decimo. Il decimo. Buono. Fa male, La Conqueror quando vuole fa male. Ottimo. Ottimo lavoro di Frask, come sempre. Ti tiene il lato che è una meraviglia. Cioè, proprio una certezza. Ok. Abbiamo anche un'altra cura extra perché abbiamo fatto minimo 2 kill. Quindi siamo molto sicuri. Mercenari è ancora vivo. Grande mercenario. Ok, la Shikishima dovrebbe andare giù di fuoco. No, ha spento. Ok, no, non ho tiro. Se la fa l'implacable, mi sa.
La Cable l'ha giocata molto bene. LOL, affonda, brucia, distruggi, talento attivato. What? Anche devastatore ho attivato. Ma che cazzo? E che cosa fa? Non ricordo cosa fa sto talento. Io non mi ricordo neanche cosa fa resistenza estrema di Sansonetti. La ricarica, se ricordo bene. Ok. Meno 15, non vorrei dire una cavolata. Vado a vedere. Si fa veloce. Comunque, sì, la Conqueror rimane la Conqueror. È vero che il matchmaking era molto facile, tra virgolette, però sai com'è. Nulla è scontato, mettiamola così. Ci sono perse partite anche più facili. Assolutamente, mai sottovalutare i nemici. No, Holland! Allora, no, il tempo di ricarica sì, te lo dà, ma con furia ardente come talento. Invece resistenza disperata, quella lì dei 100 nastrini della colpa della batteria principale a sé. Ti dà il 10% in più come tempo d'azione dei consumati. Ah, è vero, è vero. 100. sta lì, però non furia ardente, ce la faccio. Ti dà almeno 15% al tempo di ricarica della batteria principale, però ti serve l'onorificenza confederata. Devo vedere il talento della Conqueror, perché sono curioso. Quello lì che ho appena attivato con Devastatore, se ricordo bene, o Piro... No, Devastatore. Sono abbastanza curioso. Non c'è tempo, se no la Porteri ce la potevamo farmare. Ed erano almeno quei 50.000 danni, capito? Va bene, dai. Spero, sì, l'ho fatto il tentativo, perché ho fatto 140 colpi solamente di batteria principale, quindi. Ottimo, Frask, grande. Abbiamo giocato bene. 93.000 solo sulla tedesca. E vabbè, soffre terribilmente. Ma io tentativi li ho finiti, quindi sono alla vostra mercé, ecco. Io credo pure. O forse no, me ne resta uno. Però a questo punto tolgo lo Zao. Ho attivato, affonda, bruci e distruggi. Tempo caricamento, batteria principale meno 10%. È ottima come skill. È ottima, meno 10 non è male, 3 secondi più o meno. Ricevuto due nastrini di falla. Sì, no, comunque i talenti sono molto buoni della Conqueror. You don't know.